Fabio Carletti ha messo in piedi una squadra che può dar fastidio a tutti quest'anno. Sì, sì, c'era già un'ottima base l'anno scorso avevamo chiuso quinti in classifica ed eravamo in semifinale di Coppa, secondo me avevamo fatto veramente un bel campionato, c'è un gruppo consolidato, sono arrivati altri giocatori a completare secondo me questo organico, a renderlo ancora più competitivo. La mia speranza, come vedete siamo già molto in clima di goliardico, ma la mia speranza è quella che si possa comunque proseguire il percorso intrapreso 2 anni fa con la vittoria del campionato, il 5º posto dell'anno scorso. Non amo assolutamente fare proclami, ma spero che si possa fare un campionato rimanendo più in alto possibile, divertendoci, facendo divertire come spesso è successo le persone che ci sono venute a vedere l'anno scorso. Assieme a te sarà anche Marco Repetto. Certo, oggi non c'è Marco perché sta diventando nonno per la seconda volta e quindi ha raggiunto suo figlio Umberto che è fuori Genova e quindi ci dispiace che non possa essere qua con noi, ma sappiamo che per un motivo che lo riempirà di gioia ulteriormente. Dice anche a te Caviglia, presidente. Eh no, presidente, due parole sul 75esimo compleanno, bisogna dirlo, è doveroso. Io volevo darle questo. Sì, ma io volevo sapere il 75esimo compleanno, l'ho vista molto emozionata nella presentazione. Sì. Veramente un traguardo storico tutto quanto e ricordare tutta la gente che è stata che ci ha dato gli insegnamenti, tutto quanto. Voi però state trasferendo questi insegnamenti anche alle generazioni giovani. Certo, cerchiamo nel limite, però non sappiamo se siamo capaci come quelli che l'hanno fa avuto, hanno avuto verso di noi. La modestia però è una cosa. Non è modestia, è che i tempi sono cambiati e non so, io per primo, e mi metto in discussione io, se sono capace di trasferire questi valori. Cerco di fare il possibile, nel limite del mio possibile. E speriamo che un campionato bellissimo, di grandi soddisfazioni, specialmente perché abbiamo gente, a cominciare da Carletti, che veramente lo merita. Vediamo con Carletti, tu lo meriti, ma che il Presidente merita, insomma, parole di un'umiltà che fanno... Il Press è una persona di vecchio stampo, infatti noi tutti lo rispettiamo e mi fa sempre piacere andare a cercarlo dopo una partita e magari scambiarci un abbraccio che fa capire quello che è il nostro rapporto. Beh, prima, da domani sarà con la mascherina.